Israele, il popolo di Dio, il popolo preparato dai profeti alla speranza del Messia, invece di accogliere Gesù, lo respinge. È un momento di crisi. E in questa pagina del Vangelo io vorrei mettere in evidenza alcuni aspetti di questa crisi che forse ci possono aiutare a riflettere sul tempo che stiamo vivendo e a intendere questa festa come un'occasione per andare oltre. Questo che è giornata intensa, poi l'arcivescovo ce l'ha messo tutta, tante cose, grazie, perché ormai il programma è tracciato, non si fa più fatica, non dobbiamo agire più con i programmi, ci ha detto tutto lui e siamo a posto. Si è parlato di fede, di speranza, di carità, no? Carità. Bene, una sola parola di saluto. Ieri sera l'ero già data, nella celebrazione eucaristica e soprattutto nella processione della Madonna. C'eravate voi? Il popolo di Israele, il popolo di Dio, il popolo preparato dai profeti alla speranza del Messia, invece di accogliere Gesù, lo respinge. È un momento di crisi. E in questa pagina del Vangelo io vorrei mettere in evidenza alcuni aspetti di questa crisi che forse ci possono aiutare a riflettere sul tempo che stiamo vivendo e a intendere questa festa come un'occasione per andare oltre.